Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi questa fantastica creazione del team FSI, che saluto e ringrazio per il lavoro. Siamo di fronte alla Livella Laser, la Novak, la Master 70. Questo è un modello creato completamente da zero per il 19. Vi dico subito che è disponibile per PC e console. Questa una prima versione che verrà aggiornata prossimamente per fare alcune piccole aggiustatine che poi nel corso del video vi mostrerò. E ok, allora, il team FSI ha fatto davvero un lavoro fantastico, ha creato una mod davvero degna di nota. Io di mio, ragazzi, la apprezzo davvero davvero tanto come attrezzo, perché è un po' una novità e dà, diciamo, un'alternativa ai lavori. Perché appunto è stata scriptata, è stata creata come se funzionasse come un coltivatore, appunto, e quindi è un'alternativa, è un modo alternativo di lavorare, di preparare i campi, eccetera. Quindi uno si può sbizzarrire nell'utilizzarla e sostituirla ai coltivatori convenzionali. Quindi davvero un'ottima idea, davvero uno sviluppo fantastico, un modello eccezionale, un lavoro egregio sotto tutti i punti di vista. Quindi davvero valori aggiunti questa mod qui, davvero davvero tanti, quindi bravi bravi e bravi. Allora, questo appunto riproduce un modello appunto della ditta Novak, che si trova a Vercelli. È appunto il modello Master 70, una livella da 7 metri con una tara di 47 quintali, l'asse dietro, diciamo le ruote dietro, che sono a due bilancieri a tre ruote, ha una portata di 8 metri cubi e mezzo. E come potenza richiesta, ragazzi, sono stati messi 220 cavalli. Io sono andato, ovviamente, come sempre, ragazzi, a curiosare sul sito. Questa è tarata per dai 220 ai 350 cavalli. Io qui in farming oggi l'andremo a provare con un John Deere, un 8330, quindi un 300 cavalli, e vi dico che abbondate pure, nel senso, se ci mettete sotto i 300 cavalli va più che bene, perché comunque, ragazzi, sono sempre 7 metri di livella, e quando è piena, insomma. Qui in farming, insomma, non è che c'è piena o poco piena, però, insomma, se volete un po' simulare la realtà, e dopo comunque sentirete abbastanza il peso, diciamo, tirar dietro al mezzo. Comunque, prima di andare a vedere come sempre tutti i particolari, eccetera, andiamo a vedere dove la possiamo trovare nella sezione attrezzi, categoria dei coltivatori. Scorriamo in fondo, eccola qua, la LL70, 15.500 euro di costo, come appena vi ho detto, 220 di cavalli di potenza richiesta, 7 metri di lavoro e 15 km orari massimi di lavoro, di velocità di lavoro. Io sono andato a vedere sul sito e dicono che in finitura ha una velocità massima concessa di 12 km orari. Adesso qui in farming, ragazzi, a noi non cambia niente, però la velocità, insomma, è quella. Nella realtà qui è stato messo un po' di 15 km orari, se volete correre di più, tanto a noi qui in farming, ragazzi, non ci cambia niente. Comunque, come configurazioni, eccetera, abbiamo solo la possibilità di scegliere i due colori, che il primo riguarda la colorazione della struttura portante, eccola qua, e la seconda riguarda la colorazione della lama. Fatalità, ne avevamo fatta giallo verde, e ok, molto semplice, non c'è nessuna configurazione, non c'è nulla, quindi a posto così. Oltretutto hanno avuto la brillante idea di creare anche il laser, che ci viene fornito già sul suo treppiede posizionabile. Ecco, qui lo troviamo nella sezione varie, ok. E niente, è un piccolo posizionabile, un piccolo laser che va posizionato, ve lo potete posizionare vicino al campo, e boh, serve appunto per simulare la realtà. Funziona anche senza laser qui in farming, però insomma, se volete emulare appunto la realtà, avete la possibilità di farlo. Io l'ho già piazzato in campo, sperando che non ve l'ho portato via. Ok, bueno, allora andiamo un attimo un'occhiata ai dettagli. Veramente non voglio essere petulante, ma ragazzi, qua
lo standard qualitativo si alza sempre di più. Questo team sta lavorando davvero bene, Peppe sta lavorando davvero bene, abbiamo collaborato anche questa volta per lo sviluppo di questa mod qui, per qualche mia piccola occhiata, giustatina, e davvero stanno tirando fuori, stanno sfornando di quei lavori davvero davvero eccezionali. Poi questa qui, diciamo, come ho detto all'inizio, ha un valore aggiunto perché dà un surplus di simulazione alla realtà non indifferente, un attrezzo nuovo, un attrezzo alternativo che possiamo usare, e quindi davvero secondo me questo è un gran valore. Comunque, allora, qui vediamo il telecomandino del blocco, il quadro dei comandi che dovrebbe andare in cabina, però in questa versione non è stato ancora attivato, perché appunto verrà fatto nel prossimo update, perché bisogna studiare un attimino la questione dei trattori, perché in ogni trattore viene in una posizione diversa, alcuni viene laterale, alcuni viene un po' più spostato, quindi bisogna un attimo sistemare questa cosa, e quindi verrà aggiornato. Poi qua abbiamo il gruppo pompa, che è appunto quello che riguarda il comando del pistone della lama dietro, che ovviamente dovete, ragazzi, attivare, cioè funziona come un coltivatore da attivare, quindi attivo il coltivatore e la presa di forza gira e poi la livella funziona. Se non la fate girare, la abbassate, però lei non fa il lavoro di coltivazione di coltivatore, ed è giusto così, perché appunto questa pompa serve per muovere la lama posteriore. Poi qua abbiamo tutto il gruppo degli assali, dell'assale, guardate che qua cartelli, ingombro, qui c'è il blocco del pistone centrale della lama che poi si rimuove quando lo andremo ad aprire. Qui c'è un manometro che ha anche una funzione, cioè ha una funzione, vedrete che la lancetta si muove e tipo funziona come quando la agganciate, la pressione dell'olio deve andare su e poi il piedino di stazionamento si tira su da solo, però appunto dovete aspettare che vada in pressione tutto quanto, e ok, quindi questo ha una funzione reale. Ottimo, qua abbiamo anche la possibilità appunto di alzare l'asta di supporto del ricevitore, guardate anche qua il ricevitore che dettagli, poi andremo a vedere anche quelli del laser, quindi appunto il telescopico lo possiamo alzare, e basta, questa è la sua posizione ovviamente di trasporto. Ok, qua abbiamo visto tutto, veramente ragazzi i dettagli, qua la LL70, poi ci soffermeremo anche un po' in campo a vederla aperta all'opera. Perfetto, bene bene bene, quindi andiamo a prendere il nostro 8330 che è già qui pronto. Poi ragazzi, usare la livella con sto mezzo qua, mamma, è la morte sua, è la morte sua. Ripeto, qui abbiamo 300 cavalli di potenza e ci vogliono. Ok, agganciamo, vedete qua si aggancia il gancio traino, la presa di forza, qui la lancetta del manometro inizia a salire, vedete, quando lei arriva in pressione, in automatico il piedino si alza. Eccolo qua, track a posto, possiamo andare. Che mezzo ragazzi! Che mezzo, che magna, come dice il nostro caro Federico. Vedo che state apprezzando molto, ragazzi, la rubrica dell'orticoltore. Vi ringraziamo davvero, davvero, davvero tanto per l'apprezzamento di questo progetto. Davvero, ve ne siamo molto, molto grati. Eccoci qua, il treppiede, scusate, il treppiede, il laser è ancora là, sì, buon, perfetto. Ok, bene, beh, alziamo già direttamente il laser, scusate, il laser ricevitore, apriamo prima, avete il blocco del pistone che si rimuove, ecco qui, tiriamo su, perfetto, andiamo a vedere anche il nostro laser. Eccolo qui, questo è il nostro treppiede con il suo laser. Eccolo qua.
ha la possibilità anche di ritrarre i piedini del treppiede, vi avvicinate, tasto O, tirate giù e poi ovviamente quando dovete livellare ve lo alzate. Sentite, c'è anche segnale acustico, guardate qua i dettagli delle gambe del treppiede. Eccoci qua, perfetto, quindi a posto, abbiamo la nostra livella aperta. Bene, allora attiviamo presa di forza, mettiamoci un 13 all'ora e via, giù. E lei inizia a preparare il terreno. Molto bello anche il particle della terra. E guardate che attaccata, ragazzi. Mamma! Sì, io qua adesso ovviamente giro a random, a caso, tanto per... Sì, io sento la fatica che sta facendo un 300 cavalli e vi dico che ci vogliono. Ovviamente andate anche con un 250, così però per star ben sicuri andate un po' su con le potenza. Andate qua al dettaglio del pistone. Poi è bello quando alzate che il motore si svuota, quando buttate giù va in carico. E se vi raga, sì, proprio una livellata sto terreno qua, che c'ha una schiena qua nel mezzo. Comunque sì, non ha funzione di sistemare terreni eccetera, però è bella, c'è una cosa che riproduce molto anche la mia realtà, la realtà delle mie zone, della mia zona, quindi è bella. Secondo me chi vuole riprodurre tutti i lavori eccetera con questa livella qui si troverà a proprio agio. Poi è bella da usare, è una cosa alternativa, una cosa nuova, e quindi davvero mi piace, è un lavoro anche bello rilassante, tranquilli, sono sempre 7 metri di lavoro. E mettete la vostra livella, andate attorno, tranquilli, accendete la radio, me la spassate, anche se la radio, ragazzi, qui sopra questo 8000 non serve, perché la musica è quella che esce dal cofano. Accendiamo anche un attimo che così la vediamo bene. Eccola qua. Qua la presa di forza. È veramente dettagliata, il modello è fotonico, davvero bello. Poi i dettagli, ragazzi, sono veramente notevoli, notevoli, notevoli. Guardate che attaccata è. Cioè, beh, fa la sua porca figura. Bella, bella. I catarifrangenti, ragazzi, gran lavoro. Facciamo altri 2-3 giri, poi io vi saluto, anche se non smetterei mai di fare questo lavoro qua. Spettacolo.
Che spettacolo, ragazzi miei, che spettacolo. Grazie Peppe. Bravo. Bravo e bravo. Sì, comunque noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma andare attorno così, girare a destra manca con 7 metri, cioè ne facciamo di lavoro, Stiamo andando ovviamente alla cazzum, però fate strada, fate molta strada. Andiamo di qua vicino al laser, ragazzi miei, che io vi saluto, vi devo salutare, se no sto qua all'infinito. Poi anche appunto l'occhio di riguardo per il laser, il treppiede, tutto per fare completo, a posto, non è ragazzi cosa da poco. Bene, io scendo purtroppo dal mio caro 8330 e mi fermo qui con la presentazione. Cosa dire? Intanto grazie per l'attenzione, grazie infinite al team per lo sviluppo, per l'idea, per il lavoro, per tutto quanto. Spero l'abbiate apprezzata tanto quanto me. E niente, vi ripeto, appunto disponibile nel modab per PC e console e seguiranno ovviamente update per quanto riguarda appunto il blocco, il pannellino dei comandi. Adesso prossimamente, anzi con calma, verrà aggiornato tutto quanto e basta. Io con questa attaccata vi lascio, passo la palla a voi, ditemi cosa ne pensate della livella in sé, ditemi se avete apprezzato, diciamo, l'idea di renderla così disponibile per un'alternativa ai coltivatori, eccetera. Insomma, ditemi la vostra idea. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, ringrazio il team, ringrazio Peppe, vi saluto e ci vediamo prestissimo. Prossimo video. Ciao ciao!